con Alessio Tacchinardi, che dire, non si è un punto perso, due punti persi, un punto guadagnato, com'è? Ma insomma, dico quasi due punti persi, anche perché oggi penso che sarebbe stata uno degli ultimi ostacoli, forse il più importante, anche perché comunque il Pontito aveva vinto, c'era un po' di pressione, però vincere oggi voleva dire comunque se partite diminuivano, però poi com'è andata, insomma, però dire due punti persi, alla fine però un punto che sempre tiene a distanza, anche perché poi con lo scontro diretto il Pergo è in vantaggio, però un peccato, con peccato oggi si poteva fare qualcosina in più, però la squadra non ha mai mollato fino alla fine e qualche decisione arbitrale però ha danneggiato onestamente molto il Pergo. Senti, a questi livelli quanto conta come pressione, come psiche, il fatto che uno gioca il pomeriggio e l'altra gioca la sera, le due dirette concorrenti per vincere il trofeo? Io penso che ho avuto la fortuna di giocare tanti anni ad alti livelli e soprattutto al vertice, e ci può essere che una squadra gioca il pomeriggio e l'altra gioca la sera, è un'alternanza di pressioni, di tensioni, dipende se i giocatori sono abituati, se i giocatori hanno la personalità. Oggi onestamente mi è parso di vedere un Pergo Crema, una pergoletese un po' contratta, un po' magari timorosa, invece quando sei là davanti non devi fare calcoli, devi spingere sull'acceleratore all'inizio alla fine, devi avere la mentalità vincente, devi osare, anche perché insomma l'ho visto veramente un po' con la pressione, diciamo, con il famoso la parola braccino, no? Poi si portava troppo la palla su questi campi, insomma la conclusione dal limite dovrebbe essere il pane quotidiano. Sì, anche quello sì, hanno concluso poco, però la mia l'esame della partita, ho visto un Pergo che veramente aveva all'inizio non ha osato, e quando so che questi livelli dove sei primo devi sempre vincere, non è facile star là davanti, non è mai facile vincere, devi veramente avere la mentalità. Ecco, per il Pergo Crema secondo me dovrebbe nell'ultimo periodo qua avere quella mentalità da prima in classifica. Non ho avuto la sensazione che il primo tempo l'avessero fatto da prima in classifica. Valutazione personalissima, se Noticari avrebbe spugnato i voltini nessuno avrebbe potuto obiettare nulla. Sì, perché avevano avuto delle occasioni importanti, insomma è stato fatto, io ho visto, ripeto, ho visto la partita con la Caronese e ho visto dei passi notevoli in avanti, ero anche molto fiducioso. Oggi onestamente ho visto dei passi, un passo un po' indietro. Adesso io penso che qui non sia più una questione fisica, ma sia una guerra di nervi. La guerra di nervi, io ho avuto la fortuna di vincere i campionati, ma non solo di vincere, anche di perderli con 9 punti di vantaggio a 6 partite dalla fine. Ci vuole personalità, non devi pensare alla paura di perdere, la paura di non farcela. Però la dimostrazione che mi ha dato la pergolettese sia stata soprattutto nel primo tempo di avere quella paura, invece non devono averla, devono compattarsi, hanno un tifo fantastico, però onestamente li hanno incitati dal primo all'ultimo minuto, anche dopo la partita sono andati sotto la curva, e quindi insomma c'è tutto per poter far bene, però ci vuole un cambio di mentalità, perché l'ultima partita deve avere quello, ma le gambe ci sono, la condizione fisica ormai è quella che è, ma ci vuole veramente, è una guerra di nervi, vincerà chi avrà più la voglia di salire, chi non avrà anche soprattutto meno paura di perdere questo campionato. Ti ringrazio, condivido pienamente la disamina, grazie Alessio. Allora mister Torzani, io francamente, se devo essere sincero, ho visto un grande Montichiari nel primo tempo, un calo abbastanza vistoso nella ripresa, ma se la sua squadra avrebbe spugnato il Volcini nessuno avrebbe potuto obiettare nulla. Ma sì, diciamo che una volta in vantaggio e dopo un buon primo tempo in cui si poteva anche magari concludere un po' di più, ci avevamo fatto la bocca anche al colpaccio così sul campo della capolista. Dopo però direi che nel secondo tempo, nella seconda parte, quando noi abbiamo avuto il calo di qualche giocatore che era anche previsto, perché qualcuno era un po' che non giocava, qualcuno che aveva avuto la febbre in settimana, è chiaro che siamo andati in affanno un po' e ci siamo dovuti solo difendere. Ecco, voi avete fatto una partita proprio in sintonia con il terreno di gioco e le condizioni climatiche, avete duettato, però avete tirato molto dal limite, insomma molto normale, se mi passa un'altra espressione. Sì, è vero. Comunque, al di là di questo rilievo, direi che la squadra nella seconda parte del campionato è cresciuta, sta facendo buone prestazioni e anche buoni risultati, quindi siamo soddisfatti. Cerchiamo di farlo fino alla fine, perché tutto sommato ci stiamo divertendo una volta che bene o male la salvezza è stata acquisita. Alla luce delle sue esperienze,
vittorioso, sono tanti. Quanto incide che le due concorrenti, uno gioca pomeriggio e l'altra gioca la sera, quanto può pesare psicologicamente? Beh, forse qualcosa sì, perché nella prima parte, soprattutto i primi 20 minuti, ho visto la Pergolettese molto contratta, molto tesa, perché comunque sapeva di dover vincere. Quindi questo un pochino può pesare, poi vabbè, è chiaro che può essere a favore, può essere contro, può capitare una volta all'uno, una volta all'altro, fa parte un po' del gioco. Adesso si vince il campionato con la testa. Sì, è sempre un po' così, anche con la gamba, perché comunque in genere chi è preparato bene a primavera si dice che esce, anche se per ora è una primavera molto bagnata e quindi troviamo quest'anno più che altri anni tanti campi pesanti. Grazie mister, complimenti.